Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo vlog. Come suggerisce la maglietta, oggi parlerò di porno. No, non è vero, parlerò di videogiochi. Io l'altra volta mi ritrovavo a parlare con la mia ragazza, che io sono dell'86, lei è del 93, e pensavo, ma lo sai che quando tu hai cominciato a capire, c'erano già i giochi in 3D, cioè con la grafica tridimensionale. Quando ero piccolo io erano un sogno, il mio primo gioco è stato Prince of Persia, quello vecchio che andava finito in un'ora, su DOS, in bianco e nero. Cioè proprio è l'antitesi di tutto. All'epoca quando per vedere un gioco figo dovevi andare in sala giochi, adesso invece ti basta avere una console di ultima generazione, un 60 pollici, e hai fatto tutto. Ma io mi ricordo mio fratello che mi caricava sulla Vespa e mi portava in sala giochi. Ricordo ancora la prima volta che mi ha messo su uno sgabello, un cabinato, ha messo 500 lire e ha detto adesso stai qui, non rompere il coglione. E se n'è andato. Ed era Street Fighter 2. E ha preso Ken col vestito rosso contro Blanca, indimenticato. Da allora a oggi io non ho mai usato altri personaggi all'infuori di Ken. Cioè per me la Capcom potrebbe fare un'edizione speciale Street Fighter Merluz con solo Ken selezionabile, costerebbe meno e peserebbe anche meno il gioco. Insomma, c'è stato un evolversi dei videogiochi, o dei giochini come si diceva noi, dei giochini. Poi una volta quando ero piccolo io, quando ero ragazzino, c'erano i negozi di videogiochi. Adesso ci sono le catene che vendono i videogiochi o comunque si comprano in digitale. Ma c'erano i negozi di videogiochi che erano anche un punto d'incontro per i ragazzini che volevano comprare il gioco nuovo e lo potevano provare. Me lo fai provare prima di comprarlo? Certo, e c'erano le console a cui giocare. Quando arrivava la console nuova, quello del negozio la montava lì per lì. Poi quando arrivò il Dreamcast, che già fu comunque dopo la PlayStation. Io ricordo ancora il 26 dicembre del 1997, quindi si parla veramente di 20 anni fa. 20 anni fa. Mio fratello apre la porta, mi guarda, mette una busta ed era la prima PlayStation col DualShock e un altro pad. 26 dicembre 1997, io scoppio in lacrime, corro verso la PlayStation, l'abbraccio, mio fratello la monta, giochiamo alle demo, c'era un disco che era il demo, adesso te lo scarichi dal PlayStation Network, 4 giga, ho la fibra, 2 minuti. No, lì c'era il demo, con tanti giochini, c'era Hercules, c'era Cool Borders, c'era Cool Award, c'era Parappa the Rapper, e volevi un altro demo? Bene, compila la scheda con la penna che c'è dentro la scatola e spediscila per posta. E noi poi ti invieremo un altro demo dove potevi provare altri giochi per vedere se li potevi comprare, che costavano 50-60 mila lire. Oh, ma stai scherzando? Tant'è vero che io ricordo ancora il febbraio del 1998, accadde una cosa particolare. Mamma mi lascia 50 mila lire per andarmi a comprare il costume di carnevale. Ah, tutti gli aneddoti sui videogiochi sono legati a mio fratello, sappiatelo. Partendo da Prince of Persia a tutto quanto. Addirittura una volta mia madre staccò la spina a Prince of Persia a mio fratello, che era il 12° schema, che era l'ultimo, perché io piangevo. E vabbè, mio fratello mi odia ancora da più di 20 anni per quella cosa. Comunque, febbraio 98, mio fratello mi porta al negozio di giocattoli per comprarmi il costume di carnevale e mi guarda e mi fa: ma se invece ci compriamo un gioco della PlayStation? E gli faccio: no, ma che cosa vuoi comprare? E lui mi fa: Tomb Raider 2. E io gli faccio: ma io Tomb Raider non ci gioco, ho 10 anni. Ci giochi tu? Sì, ma la mamma i soldi ha lasciati a me per il costume. Alla fine cosa abbiamo comprato? Il più grande picchiaduro della storia mai creato. FIFA 98. Perché direte voi? Perché c'era la modalità allenamento in FIFA 98 dove c'era il fallo grave, che non è il fallo grave, non è un cazzo con la voce bassa. Il fallo grave era premendo L1. E io cosa facevo quando ero da solo a casa? Mettevo l'allenamento di FIFA 98 con un giocatore, quindi eravamo io il portiere, e lo ammazzavo di botte. Lo scassavo di botte da poco. Bom, bom. Erano gomitate, pugni, calci. Secondo me se ci mettevano lo sputo era perfetto. Quindi FIFA 98, grande picchiaduro della storia. E ricordo ancora mio fratello, che tra l'altro influenzò delle mie scelte videoludiche, perché la sera che compriamo la PlayStation, lui fa: vado a noleggiare un giochino. Va a noleggiare Final Fantasy 7, perché noi avevamo visto sulla scatola della PlayStation: minchia che grafica Final Fantasy 7. Lo prendo, dopo un quarto d'ora mio fratello fa: che è sta merda? E lo leva. Sacrilegio per tutti i grandi appassionati dei giochi di ruolo, degli RPG. Ma a lui rompeva il cazzo il fatto di dover dare un comando e quello lo eseguiva. A lui voleva l'azione, insomma. Infatti io poi per un bel po' di anni non ho giocato a giochi di ruolo. Ma poi arriveremo a questa cosa. Ora, abbiamo fatto il discorso della grafica. Il primo gioco che ho visto in grafica 3D fu Virtua Soccer. Mio fratello mi portò in sala giochi: guarda, c'è Virtua Soccer, è in grafica 3D con la telecamera che ruota. E tutti noi eravamo tipo commossi, no? Perché dicevamo: ma è bellissimo, sembra la realtà. Era una merda, erano 4 cubi che giravano. Adesso ti metti un VR in faccia e ciao, ti puoi scopare Sasha Grey, nel senso, no? Però all'epoca Virtua Soccer o Virtua Fighter, che si muovevano così, erano il massimo del realismo. Cosa succede? Andando avanti la PlayStation, mio fratello continua a comprare giochi per se stesso. Tomb Raider, Resident
Resident Evil, e quando ci giocava al 3 di notte, no? E io avevo il letto vicino alla televisione. Quindi quel pezzo di merda di mio fratello ha praticamente influenzato, non mi ha fatto giocare i giochi di ruolo perché a lui non piacevano, ha influenzato la mia passione per i giochi action, perché mi ha messo il terrore da quando ero piccolo. Quindi io per anni ho giocato solo a FIFA e picchiavo i portieri. Mi ricordo che era il 91-92 quando arrivò Mortal Kombat 2 al bar sotto casa. Mio fratello, come ho annunciato più volte, era un mega giocatore, no? Ora tu basta che apri internet e ti cerchi le mosse. 10 anni fa compravi la rivista e ti leggevi le fatality. Ma 20 anni fa, 25 anni fa, no, non te leggevi da nessuna parte. Mio fratello spese 50.000 lire che gli diede nonno una volta. Le cambiò tutti i pezzi da 500 lire per finire Mortal Kombat e imparare tutte le fatality. Cioè, lui al bar lo chiamavano per fare le fatality. E secondo me trombava un sacco mio fratello, perché faceva le fatality di tutti i giochi, finiva tutti i giochi, perché prendeva i soldi che gli dava nonno e giocava. Niente, ok, va bene così. Andando avanti con gli anni, arriva la scoperta dei giochi di ruolo e tutto quanto, e tutti i vari cosi. Poi la PlayStation 2, la PlayStation 3, tutta questa evoluzione videoludica che c'è stata, no? Poi è stato un crescendo. Io parlo di PlayStation perché io sono per la Sony. Ho avuto anche l'Xbox 360, ma ho giocato 2 volte forse. Anche perché diciamo che a me gli FPS, cose che hanno per la maggiore sull'Xbox, non fanno impazzire gli FPS. A parte io sono difficile proprio coi gusti in generale per i videogiochi. E andando avanti con le generazioni di videogiochi, sempre più giocatori ci sono stati, no? Non so che italiano l'ho detto. Però adesso è la cosa più comune del mondo. All'epoca era molto meno mainstream giocare ai videogiochi. Eri visto con un altro occhio. Per te era innovativo perché facevi quello che magari difficilmente facevano gli altri. Adesso lo fanno tutti, lo fanno anche online, lo fanno anche su YouTube. Basta che aprite un canale a caso. E all'epoca, porca puttana, i ragazzini giocavano ai videogiochi, ok? Ora guardano gli altri che giocano ai videogiochi. Perché? Che cazzo di senso ha? Io? Nulla contro i gamers, per carità. Ma a me che cazzo me ne frega di guardare uno che gioca? Ma se voglio un gioco ci gioco. Mi è capitato di guardare magari in dei punti dove io non riuscivo a superare un livello o una determinata cosa, mi sono cercato il walkthrough e me lo sono visto, ho detto ah, in questo punto si passa così perché magari mi ero bloccato, boom, basta. Ma non è che mi devo andare a guardare tutto e me ne guarda uno che gioca. Porca puttana, è come, non so, come quando guardi un porno e ti fai una sega. Vabbè, quello ci può stare. Insomma ragazzi, dopo tutto questo ambaradam bim bum bam, vi voglio dire i miei 5 giochi preferiti da quando sono born to be me. Ma prima di dirveli voglio ringraziare Prozis, il mio nuovo sponsor che rende possibile questa serie di vlog e soprattutto rende possibile la mia splendida forma fisica, perché adesso i gamers o comunque i nerds adesso sono anche belli fisicati, un po' tutti, in realtà prima erano tutti sfigatelli. Quindi se andate su www.prozis.com potrete provare tanti prodotti per l'integrazione alimentare, per l'allenamento e per la palestra, ma anche se non fate palestra, anche se non seguite il fitness, comunque date un'occhiata al sito perché ci sono un sacco di robe buone da mangiare. E se utilizzate il codice MERLUZ10 otterrete anche il 10% di sconto. I miei 5 giochi preferiti. Al quinto posto metto la saga di GTA, ma tutta la saga di GTA, da quando si vedeva in 2D dall'alto al GTA 5 che è praticamente un film, che è una figata pazzesca. Anche se devo dire che il Vice City forse resta il mio preferito, anche perché minchia, o sei un italiano nel Vice City, minchia. Al quarto posto la saga di Uncharted, che io l'ho scoperta in realtà poco fa, perché come dicevo prima mio fratello mi ha traumatizzato sui giochi action. Cioè io il colpo di pistola ce l'ho ancora ricollegato a me ottenne, novenne nel letto che alle 2 di notte sente sta roba. Quindi a me davano fastidio fino a qualche anno fa i giochi in cui si sparava, perché dicevo ma minchia vieni qui, me le in faccia le cose, cazzo spara. Poi l'ho riscoperto e mi sono riappassionato. Al quarto posto la saga di Uncharted. Al terzo posto, io che l'ho visto nascere, direi non tutta la saga, perché poi ce ne sono milioni che è stato difficile seguire, ma Kingdom Hearts. Per chi non sapesse di cosa parlo è Kingdom Hearts, però lo pronuncio bene, Kingdom Hearts, non Kingdom Hearts. Ricordo ancora quando uscì il primo, era fantastico, era un'innovazione incredibile, Square Enix e Disney che tiravano fuori questa roba qui. Quando uscì il 2 io lavoravo da Megaworld e me l'ho preso il giorno prima dell'uscita e il giorno dopo mi sono dato malato, soltanto un giorno a giocare a Kingdom Hearts. Poi la saga ha continuato su tutti i vari portatili, su tutti i DS, PSP, Game Boy Color, quindi cioè per seguirla tutta dovevi spendere l'ira di Dio. Quindi io rido molto quando sento qualcuno di tipo 15 anni dice ah, aspetto Kingdom Hearts 3. No, tu non aspetti un cazzo, perché io lo cioè, è dall'uno che aspetto il 3, lo vuoi capire, merda? Al secondo posto c'è Street Fighter, il 2 però, il 2, il primo cabinato a cui ho giocato, Street Fighter 2, fantastico, meraviglioso, Ken.
Nel doppiato del cazzo, fantastico. E al primo posto, siccome mio fratello mi ha fatto odiare i giochi di ruolo, gli RPG, c'è un RPG. Perché poi uno dei miei amici delle scuole superiori mi fece scoprire questo gioco, del quale io mi innamorai perdutamente, e credo che sia l'unico gioco che ho finito più di una volta, ma soprattutto tipo al 110%, che è Legend of Dragoon. Un doppiaggio orribile. Poi me lo sono cercato in inglese, è doppiato peggio. Ma la storia, il gameplay e tutto quello che è le ambientazioni mi hanno... Le musiche. Io sono perdutamente innamorato di Legend of Dragoon. Io... è difficile che abbia una reazione molto forte a qualche novità, a qualche film, a qualche trailer o qualcosa. Ma il giorno che uscirà, se uscirà, un remake, un sequel di Legend of Dragoon, io comincerò a urlare, a strapparmi i capelli e a piangere come quelle puttanelle che guardano i trailer di Twilight. Ve lo giuro. Quindi ragazzi, questi erano i miei 5 videogiochi preferiti. Tra l'altro ragazzi, prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi all'altro mio canale, ovvero Cotto e Frullato, dove cucino in grembiule per chi non lo conoscesse. Mentre per chi lo conosce deve sapere che sta per uscire il film Cotto e Frullato The Crystal Gear, che stiamo cercando di portare in tutte le sale d'Italia. Quindi mi raccomando, per rimanere aggiornati seguite la pagina Facebook di Cotto e Frullato, seguite la mia pagina di Cotto e Frullato e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram, YouPorn, cose varie. Ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò.